pomeriggio a tutti e benvenuti nella mia diretta. Vi mancavo, voi mi siete mancati tantissimo. Oggi andiamo a preparare un paio di ricettine che sicuramente vi piaceranno tanto, perché voi sapete che io le ricette le faccio anche in base alle vostre richieste, quindi sono certa che comunque vi piaceranno. Allora, attendiamo qualche minuto che iniziate ad arrivare. Nel frattempo, che cosa vi posso dire prima che voi arrivate? Perché non vi voglio anticipare le cose, perché poi state arrivando piano piano e quindi io volevo aspettare un pochino. Allora, una cosa che vi voglio dire è che spesso mi dite che non mi arriva la notifica delle dirette. Per avere la notifica delle dirette dovete fare in modo che quando adesso siamo in diretta e vi arriva sotto il messaggino dove c'è scritto attiva le notifiche per questa diretta, voi ci dovete cliccare sopra e vedete che quando iniziano le mie dirette vi arriveranno sempre le notifiche, e fate questo ogni volta che vedete le dirette anche delle altre mie cucherine, ok? Allora, attendiamo, vediamo se possiamo iniziare. Ok, mi danno il via che state arrivando, quindi buon pomeriggio a tutti e benvenute nella mia cucina. Allora, oggi facciamo due ricette e una terza anche, diciamo così, che già avete visto ieri, che mi avete mandato tante foto, che l'avete fatta, quindi abbiamo anche una terza già mezza preparata. La prima ricetta che andiamo a preparare sono dei biscottini che ho preparato, che potete preparare per questo ponte dei santi che sta per arrivare, per questa festa di Halloween che ormai sono anni che festeggiamo anche noi, però per non fare sempre la solita diciamo torta, biscotti e dolci con la zucca, ho pensato di comunque metterci all'interno dell'uvetta e della mela, quindi sono comunque due ingredienti autunnali che possiamo utilizzare benissimo in una torta oppure in dei biscotti. Io ho fatto un impasto di biscotti molto semplice e molto facili da fare, che potete anche far divertire magari i bambini che sono con voi quando vi guardano oppure quando prepariamo delle ricette. Queste sono dei biscottini che sono un pochino, adesso li vedrete, un po' fatti tipo brutti ma buoni, però sono veramente buonissimi e morbidissimi. Dove li andiamo a preparare? Li andiamo a preparare nella nostra vulcanica 34, chi la chiama 34, chi la chiama 32, e spesso io mi trovo a dirvi, vabbè, l'abitudine di prendere adesso i guanti, mi trovo a dirvi che all'interno è una 32 e all'esterno è una 34, ok? Quindi tra 32 e 34 insomma siamo lì. Io nella pentola non ci ho messo assolutamente niente perché non ci va nulla, non mi serve né olio, non mi serve nulla. Vado solamente a mettere una carta, un foglio di carta forno, come voi sapete io la taglio rotonda in base alla mia pentola, ecco qui, e l'avevo già tagliata, quindi la faccio proprio su misura per la mia pentola. Vado a prendere il mio impasto, che dopo sicuramente vi metterò naturalmente la ricetta, le foto e tutto. Vado a mettere del mio impasto, siccome è un impasto, come vedete, Giovanni adesso si sta anche avvicinando, come vedete è appiccicoso, vedete, non è un impasto omogeneo, perché il biscotto è fatto proprio così. Mi vado ad aiutare con un cucchiaio e con un cucchiaino. Come vedete, adesso mi avvicino anche io, voglio togliere questo eccesso. Come vedete, qui dentro c'è sia la mela a pezzettini, vedete, e sia l'uvetta che io ho messo, ma giustamente come variante possiamo anche metterci comunque la zucca, magari con pezzettini di cioccolato, se non vi piace la mela. Però voi andate a prendere il cucchiaio, cercate di fare in modo che creiamo insomma la forma di un biscotto, almeno un pochino più a forma insomma di biscotto, quindi un po' più rotondo, vedete, e lo andiamo a mettere nella pentola. Ecco qui, vi aiutate sempre col cucchiaio e col cucchiaino. Qui era caduta la mela, quindi la lasciamo stare qui e andiamo a prenderci un altro, vedete, un'altra cucchiaiata, un po' come fanno anche le frittelle, sicuramente insomma l'avete già fatto varie volte. Quindi cerchiamo di far attaccare anche le mele al nostro impasto, ok, e andiamo a posizionarci i nostri biscotti nella padella.
ok? In questo caso, ripeto, sto utilizzando una vulcanica misura 34. Sicuramente mi state salutando, quindi io adesso, nel frattempo che faccio i biscotti, saluto a tutti e poi dopo andiamo avanti magari con le domande, commenti e altra ricetta. Ok. Sì, allora, qualcuno si preoccupava che io non c'ero. Sì, ci sono. C'è. Sto qui cercando di dare il meglio come video amatore, insomma. Appena iniziamo, giustamente, c'è un attimino di organizzazione un po' in tutto, e poi una volta che abbiamo dato almeno il via alla prima cottura ci dedichiamo poi alle domande, ok, a rispondervi. Ma per il momento domande non ce ne sono, sono tutte attente a guardare cosa stai combinando. Allora, in questo impasto vi anticipo già che sono degli ingredienti molto poveri, cioè molto semplici veramente, quindi niente di particolare. Io ho messo farina, burro, poco zucchero, infatti vi devo dire che io già li ho mangiati giustamente e non sono tanto dolci, quindi va anche benissimo, perché poi già di questo periodo mangiamo già tanto, quindi va bene insomma che non sono tanto dolci. Poi giustamente uvetta 100 grammi, una mela, se vi piace di più potete metterne anche di più. Io l'altra volta ho messo due mele, però devo dire che erano un pochino troppe, allora ho preferito abbassare un po' la dose della mela. E poi ci ho messo una fialetta di rum. Se non vi piace il rum, non metteteci quello lì proprio se avete le bottiglie di rum, perché diventa un po' marognolo. Invece la fialetta è molto più buona, diciamo un po' più dolce. Se non avete la fialetta di rum, oppure se non vi piace il rum, potete anche provarli con la fialetta di mandorla. Io l'ho provato anche con la fiala di mandorla, e devo dire che anche con la fiala di mandorla è molto buona. Oppure magari potete fare, che ne so, cioccolato e zucca e metterci una fialetta o al limone o all'arancio, ok? Quindi queste sono le varie varianti che possiamo fare. Ecco qui, allora con questo impasto giustamente non sono, io la dose che vi metterò è il doppio di questi, perché io comunque un altro già vassoio, già giustamente l'avevo preparato. Quindi questo era per farlo in diretta con voi, quindi pensate che è il doppio. Allora, togliamo questo che non serve, ok? Avete visto quanto è stato semplice? Per questa ricetta io andrò a mettere lo spargifiamma. Voi sapete che io uso lo spargifiamma, quello bucato, quello che tanti di voi avete acquistato. E in più utilizzo un fornello medio da 7 cm, 5, 7, insomma quello che avete, però il medio. E andrò a utilizzare come fiamma una fiamma bassa, ok? Quindi vado a coprire col mio Magic Cooler. In questo caso io ho un coperchio Smart Dynamic, ma è la stessa cosa, non fa niente, e vado ad accendere una fiamma, ok? Non c'è nemmeno bisogno di aiutarmi con l'accendino, perché questo fornello mi sta dando un po' di capricci, sta facendo ultimamente. Quindi in questo caso io ho un coperchio Smart Dynamic, ma è la stessa cosa. Se voi avete un coperchio Classic, utilizzerete il coperchio Classic. Sulla vulcanica 34 ci vuole il coperchio 35 e potete utilizzare sia il rotondo che il quadrondo, ma dopo di questo ne andiamo a parlare. Io utilizzo questa fiamma alta per circa 2-3 minuti al massimo, quindi ecco il tempo che vi spiego questa cosa, e poi dopo vado ad abbassare subito la fiamma. E in questo caso, per velocizzare la cottura, scusatemi, dei miei biscotti, io vado a girare il mio biscottino una volta che sotto è diventato dorato, altrimenti se aspetto che poi sopra mi si dora dovrei aspettare troppo tempo, quindi all'incirca 20 minuti per un biscotto, 20 minuti è veramente tanto, ok? Allora vediamo se ci sono domande per i biscotti. Allora la prima domanda è che vogliono sapere già che cosa prepari oggi, cosa prepari in tutto. Allora, poi che cosa andiamo a fare? Datemi il tempo che vi spiego. Quindi biscottini per questo weekend dei Santi, che poi sicuramente insomma domani ci sono altre dirette, poi venerdì c'è altra diretta, quindi ne avremo di dirette in questi giorni, dove andremo a vedere sicuramente dei dolci di questo weekend dei nostri Santi. Però andiamo a fare anche un primo piatto. Io vi ho messo un sondaggio e voi avete votato di più i primi piatti, quindi volete scoprire sempre di più delle ricette nuove
oppure anche delle ricette originali, oppure anche delle ricette classiche che noi facciamo con il nostro coperchio. In questo caso io utilizzo il coperchio 35 qua tondo, quindi qui in questo caso ho utilizzato il rotondo, ma potrei anche andare a sostituire, perché vedete è la stessa cosa. La cosa bella del qua tondo che io posso andarlo a mettere su tutte le pentole tonde, quindi questa è la cosa favolosa. Invece il coperchio rotondo su una pentola quadrata, vedete, io non la posso andare ad appoggiare perché altrimenti mi lascia comunque i quattro spazietti e quindi esce dell'aria. Quindi in questo caso prendo pentola rotonda e coperchio rotondo. In questo caso io sto utilizzando questa bellissima wok che tanti di voi hanno già acquistato l'altra volta e anche adesso, fatta di rivestita di black diamond, quindi tutta bella brillantinata, veramente bellissima, ed è quadrata. Guardate com'è bella alta, ci potete fare veramente di tutto e di più. E la cosa favolosa è che di solito le wok hanno comunque il fondo che è piccolo e poi si sviluppa in altezza. Invece in questo caso la nostra wok quadrata, guardate qui la mia mano come c'entra all'interno, quindi come il fondo è bello largo e mi dà la possibilità di andarci a cucinare anche magari una bella bistecca. Poi a questo manico, vi sposto un attimo qui che così Giovanni ci si avvicina e ci vede meglio, a questo manico di legno, vedete che se a me dà fastidio o per metterla a posto nel nostro mobile oppure sul gas mi dà fastidio perché ho una cucina più piccolina, io non faccio altro che, guardate qui, sto svitando questa specie, diciamo così, chiamiamola vite, e vado a togliere il mio manico, eccolo qui, e lo vado magari o a mettere dentro quando lo vado a mettere nel mobile, oppure altrimenti vado a cucinare con due manici, in modo che la mia pentola non può essere d'ingombro sulla mia cucina. Quando la voglio rimettere di nuovo io lo infilo da sotto, molto semplicemente vado ad avvitare il mio manico. Avete visto quanto è semplice? Quindi senza andare a svitare, prendi il cacciavite, facciamoci aiutare dai mariti, no, noi facciamo tutto da sole, così almeno facciamo tutto in velocità. Che cosa andiamo a preparare in questa meravigliosa wok? Facciamo un risotto con la zucca, perché stiamo nel periodo, quindi nel momento proprio clou della nostra zucca, con macinato di salsiccia e con anduia, quindi una ricetta particolare con un pizzico di Calabria all'interno. Allora io vado ad abbassare la fiamma, vedete, io mi sono dimenticata, ok, perfetto, mi sono dimenticata la fiamma perché parlavo con voi. Allora, che cosa vado a fare? Io vado a mettere un goccino del nostro olio all'interno. Ci metto un pochino di aglio, in questo caso per non farlo immischiare poi dopo magari in mezzo al riso e alla zucca e quindi prendere il pezzo d'aglio, metto questo in polvere perché ha comunque un buon sapore, vi posso assicurare. Prendo la salsiccia e la vado a mettere all'interno, ma adesso vi do un pizzico di, come dire, di suggerimento, ma proprio un pizzico che forse magari qualcuno già sa. Nella salsiccia, quando voi comprate proprio la salsiccia intera e magari non vi capita di comprare il macinato di salsiccia, vi capita che quando la andate a rosolare diventa tutto a pezzi un po' troppo grandi e non si sbriciola bene? Sapete cosa dovete fare? Dovete aggiungerci proprio un goccino di acqua, ma proprio pochino pochino pochino. Guardate, adesso Giovanni si avvicina e vi faccio vedere proprio tutto il procedimento di come vado a completare io questa cosa. Questo è comunque macinato di salsiccia, però io vi faccio vedere. Mettete proprio un goccino all'interno, perché se voi non ci mettete l'acqua nemmeno qui, guardate, proprio un goccio, sapete che cosa succede? Che si fanno tutti dei grumi. Poi in base anche a quanta salsiccia avete, no? Mettete magari un pochino di acqua in più. In questo caso basta, insomma, un goccino di salsiccia. Vedete come l'acqua viene rappresa dalla nostra salsiccia e già a me si sta diventando, vedete, bello macinato macinato, in modo che quando io vado a rosolare non mi rilascia tutti quei pezzettoni di salsiccia che sembra veramente brutto nel piatto, ok? Una volta fatto questo vado a mettere la mia salsiccia all'interno, ecco qui, perfetto, l'aglio l'abbiamo messo, ecco qua, vado a mettere un pochino di sale, ecco qui,
e vado ad aggiungere un po' di pepe. Ecco qui, un pochino di pepe, poi è sempre a gusto vostro, eh. Potete anche, no, metterci il peperoncino, no, perché l'anduja è leggermente forte. Allora, io vado a rosolare proprio 2 minuti la mia salsiccia nell'olio a fiamma alta, in questo caso mi serve una fiamma sempre alta, e dopo vado ad aggiungere la mia zucca tagliata giustamente a pezzettoni. Andiamo a controllare i nostri biscotti. Ok, perfetto. Perfetto. Allora, ci sono delle domande prima che vado avanti? Allora, sì, la prima è: Giovanni, è da un po' che non cucini, ti sei preso le ferie? No, Laura, Rosaria non mi fa cucinare. No, presto ritornerà anche lui con qualche cottura. Sì, scherziamo. Allora, Catiuscia chiede, perché usi lo spargifiamma? Allora, uso lo spargifiamma perché i biscotti sono delicati, no, e poi non sto cucinando con il kit forno, ma sto cucinando con una pentola, quindi il calore, quindi la fiamma è a stretto contatto con la nostra pentola. Queste sono delle pentole vulcaniche che hanno come se fosse un isolamento tra quello che stiamo cucinando con la nostra fiamma, quindi isolano, è come se avessimo uno spazio all'interno che mantenga il cibo sollevato per non farlo bruciare. Però è anche vero che comunque la pentola diventa calda, ed è normale che se il mio biscotto è fatto di una pasta delicata, anche come una pasta frolla, che possa essere insomma qualsiasi tipo di impasto e di biscotto, mi va la fiamma a bruciare il mio biscottino. Quindi, siccome il biscotto non deve venire bruciato, è come quando facciamo la crostata, quindi allora cerchiamo di mettere o lo spargifiamma o di usare una fiamma comunque molto più bassa. Quando poi invece andiamo a fare questi tipi di dolci con il kit forno, non c'è bisogno né di utilizzare magari una fiamma troppo bassa, e a volte nemmeno dello spargifiamma, perché comunque il kit forno ha l'omino sotto che mantiene rialzato con le mani e con le gambe la nostra teglia. Ok? Ok, vediamo allora. La signora Maria Elena chiede, si può utilizzare il San Pietro? Nel caso dei biscotti, certo, assolutamente sì. Se avete il San Pietro, io prendo un mestolo, eccolo qua, vi faccio vedere, ecco qua. Se avete il San Pietro potete utilizzare tranquillamente il San Pietro e fare anche i vari ripiani, quindi mettere la teglia e mettere anche un altro ripiano sopra. Invece se avete solo il Magic Cooker, no. La signora Maria Elena ti chiede se si può mettere un goccio di vino anziché l'acqua. Ma certo, l'importante è che sia un liquido. Se vi piace, certo, va bene anche un goccettino di vino, ok? Allora, Daniela ci dice che lei per l'aglio ha lo schiacciatore. Sì, va bene, anche io ce l'ho anche a portata di mano, ma purtroppo sempre in velocità io lo utilizzo proprio pochissimo. Vi faccio vedere, eccolo qui, guardate, ce l'ho proprio a portata di mano e lo utilizzo veramente molto poco. Allora, vado a mettere la zucca all'interno della mia pentola. Ecco qui, andiamo ad aggiungere la zucca, già si sentono gli odori, quindi il pepe, si sente la salsiccia, si sentono subito gli odori. Ci sono domande? Allora, le domande sono finite, tantissimi saluti. Grazie. Io insomma non li ho citati tutti, ma anch'io saluto tutte le persone che mi hanno salutato. Buonasera a tutte. Buonasera a tutte e benvenute anche a chi magari è arrivato un pochino in ritardo. Allora, andiamo a vedere i nostri biscotti, se li dobbiamo girare. Benissimo, allora io direi che li faccio stare proprio un altro secondino. E poi dopo, siccome io faccio tutto con le mani, ma qui mi sa che in diretta non possiamo utilizzare sempre le mani, quindi prenderò, ecco qui, una palettina per andarlo a girare. Vi voglio far vedere una cosa, così almeno vi faccio regolare, ok? Mettiamo di nuovo il coperchio. Allora, Giovanni si avvicina, io cerco di non farlo ancora rompere. Allora, guardate qui sopra, sembra ancora crudo, ok? Se io dovessi aspettare che sopra si dora, dovrei aspettare ancora altri minuti. Guardate sotto com'è bello colorato, si vede, vero? Com'è bello colorato. Quindi io che cosa vado a fare adesso? Prendo i miei biscotti e li vado a girare, perché se non li vado a girare, questo base sotto si va a bruciare, e quindi per non farlo bruciare io lo vado a girare,
Vediamo se Giovanni si riesce ad avvicinare. Quindi andiamo. Ci proviamo, ci proviamo. Vediamo se riusciamo ad avvicinarci a Rosaria. Un po' di pazienza. Ok, vabbè, era solo per farvi vedere comunque, vedete? I biscotti, solo per farvi vedere, ecco, come sono tutti quanti, e quindi li andiamo a girare un pochino con delicatezza, senza farli rompere, ok? Io di solito lo faccio con le mani, però, a parte che scottano un pochino anche, vedete che belli che sono? Poi sono soffici e vi devo dire che rimangono molto morbidi. Questo accostamento con uva e uvetta è veramente spettacolare. Allora, se ci sono domande approfittiamo in questo istante, perché poi un attimo, perché sono avanti. Sono qui impegnato con le riprese da vicino, riposiziono il tutto. Ecco qua, altrimenti mi picchi un'altra volta come hai fatto stamattina. Dopo vi faccio vedere, Rosaria, che cosa mi ha fatto stamattina, Voi siete le mie testimoni, mi ha picchiato. Adesso, dopo vi faccio vedere. Quando ci vuole, ci vuole. Siete d'accordo con me? Allora, Rosaria, vediamo se ci sono domande. No, Laura dice le mani sono i migliori utensili per un cuoco. Brava. Roberta dice, ma avendo la Diamond Black, lo spargifiamma serve? Allora, non serve, non serve nemmeno quando abbiamo le vulcaniche. Però quando ci sono queste ricette, cioè i biscotti sono molto delicati, quindi per paura di dimenticarsi magari una fiamma un po' più bassa, un po' più alta, allora io vado con lo spargifiamma, così sono più tranquilla, perché poi vedete io chiacchierò con voi e mi dimentico. Allora Giovanni, facciamo vedere già come si è stemperata la nostra salsiccia. Io la lascio morbida perché sennò si secca, quindi giustamente non è ancora cotta. La zucca si è già ammorbidita e io vado ad aggiungere il mio riso. Questi sono 3 etti di riso, quindi io li ho pesati giustamente prima. 3 etti di riso, e voi sapete che per ogni etto di riso ci vogliono 2 bicchieri di acqua, ok? Utilizzate sempre il bicchiere di carta perché sono tutti uguali, sono 1,25. Quindi per 3 etti di pasta, in questo caso riso, ci vogliono 6 bicchieri di acqua. 3, contate insieme a me, 4, 5, io non lo riempio, e 6, perché questo è un po' più grande, io ormai vado ad occhio, ecco, bicchiere di carta insomma arriva fino a qui, quindi io sono andata ad occhio con questo bicchiere, perché ormai giustamente ognuno poi si conosce i propri bicchieri di casa, no? Perché non sono tutti uguali. Quindi io ho messo tutto, vado a dargli una mescolatina, ok? Gli vado ad aggiungere un altro pochino di sale, perché prima ho messo proprio un pizzichino per condire la salsiccia, quindi un pizzichino, un altro pizzichino di sale, e vado a mettere sul mio fornello. Adesso io che cosa faccio? Vado ad alzare la fiamma a fiamma alta, rimetto il vecchio, già stavo a fiamma alta, quindi lascio a fiamma alta, e fino a quando non uscirà il vapore di quello dell'acqua insomma che ho messo all'interno, quindi del vapore. Quindi quando uscirà il vapore io vado a dare un'altra mescolatina, se voglio vado ad abbassare la fiamma, e da quel momento io mi conto il tempo di cottura della pasta che ho utilizzato. In questo momento ho utilizzato del riso perché sto facendo un risotto, quindi io all'incirca lo farò cucinare sui 12 minuti. Poi c'è del riso che magari cuoce con 14, cuoce con 10, quindi regolatevi voi del riso che avete utilizzato, ok? Allora, domande? No Rosaria, domande non ce ne sono, allora, solo complimenti anche da parte di Giuseppina. Grazie, grazie. Allora vado avanti. Ieri avete visto sicuramente le foto un po' su WhatsApp, nei gruppi, un po' su Facebook, ho messo le foto di un gâteau di patate che ho preparato ieri sera, veramente in pochissimi minuti. Quindi stamattina mi avete mandato le foto che avete già preparato il vostro gâteau per stasera, magari per cena, quindi ho visto tante di voi che mi hanno mandato insomma la vostra foto con Aria, quindi la nostra bella pentola che sembra piccola, infatti mi hanno detto sembra piccola ma non è così, e meno male insomma che ve ne siete accorte, così avete capito che Aria non è piccola.
Aria è una misura 20x20, ma è alta 7 cm. Quindi in pratica, se voi prendete una padella più piccola ma un po' più grande, è della stessa quantità di aria. Pensate che io in aria ci ho messo anche 1,5 litri di olio per friggere, e davanti a voi, per fare i panzerotti pugliesi, abbiamo anche messo 1 litro di olio, perché poi c'erano i panzerotti e quindi prendevano volume. Quindi oggi che cosa ho fatto? L'ho ripreparata e vi faccio vedere proprio la cottura, perché è veramente molto molto semplice. Che cosa ho fatto? Io ho smollentato le patate già a pezzettini, ma tanto dopo vi farò un video e vi preparerò tutto il video. Le patate a pezzettini, ci vanno 700 grammi di patate. Le ho schiacciate poi con lo schiacciapatate, oppure anche con una forchetta, veramente io l'ho schiacciate con un attrezzo della Tupperware, ma comunque anche con una forchetta. Poi le ho tolte da qui e le ho messe in una ciotola e le ho condite con uovo, pepe, sale, un bel po' di parmigiano e un po' di prezzemolo. Poi ho fatto uno strato, prima ho imburrato e messo con un po' di pangrattato nella mia pentola aria. Poi ho fatto uno strato di questo schiacciato di patate, ho messo all'interno prosciutto cotto, mozzarella e sottilette, così almeno gli diamo quella bella base sciolta che viene in mezzo, e poi sopra ho rifatto un altro strato di patate che avevo schiacciato. Quindi che cosa vado a fare? Lo vado a mettere dopo sulla fiamma. La prima cosa che toglieremo, che saranno i biscotti, andiamo a mettere la nostra aria. E che cosa facciamo? Lo cuciniamo 5 minuti fiamma alta e 9-10 minuti massimo fiamma bassa. Il vostro gâteau sarà pronto, e noi ieri sera ci abbiamo mangiato in 5 e ci è rimasto anche un pezzettino. Quindi vi raccomando, se volete acquistare ancora aria che è ancora in offerta, il completo a 59,90 con il coperchio, che comunque è un acciaio 18-10. Quindi lo mettiamo qua, perché noi stiamo ancora aspettando che i nostri biscotti sono pronti. Andiamo a vedere, aspettate che sapete il fatto che comunque scottano un pochino. Ok, perfetto. Allora io direi di toglierli, ma sì, li togliamo, perfetto. Allora che cosa facciamo? Spegniamo la fiamma, li facciamo stare questi 2 minuti a fiamma spenta, in modo che il nostro coperchio possa continuare a farli cuocere un altro pochino, un altro minutino. E poi vi voglio far notare anche una cosa: io qui ho utilizzato uno Smart Dynamic su questo coperchio. Lo Smart Dynamic, vedete, la calotta non si è proprio alzata, vedete, ancora bassa, si è alzata proprio di un millimetro, proprio non è arrivata forse nemmeno a un centimetro, veramente pochissimo si è alzata. Questo vuol dire che quando la calotta è bassa, noi abbiamo cucinato i nostri biscotti al di sotto dei 65 gradi. Questa è la cosa spettacolare del nostro coperchio, perché possiamo utilizzare il coperchio per fare tutte le nostre cotture, non accendendo il forno e andando a una temperatura di 180-200 gradi, dove in primis fa male e in secondis comunque andiamo a consumare tantissima corrente. Io voglio ringraziare una di voi che mi ha, guardate qui che carina, mi ha fatto la mascherina Magic Cooker, è arrivata proprio qualche minuto prima di iniziare la diretta. Vedete che bella? Molto molto carina. Devo ringraziare Elisabetta, perché è stata gentilissima e mi è arrivata fino a casa. Quindi grazie, grazie, grazie. La mettiamo qua, così quando usciamo ci ricordiamo sempre di mettere la mascherina. Allora, togliamo i nostri biscotti. Giovanni ci avvicina il vassoio, perché io avevo già preparato prima degli altri biscotti, quindi ci avvicina il vassoio, così andremo a mettere gli altri biscotti sopra. Vedete, questi sono quelli che ho fatto prima. Adesso andiamo a metterci questi, ecco qua, andiamo a prendere le nostre presine, che finalmente ogni tanto me le ricordo, perché adesso scotta. Ok, il nostro coperchio lo possiamo tranquillamente appoggiare qui, perché adesso qui andiamo a metterci la nostra aria e andiamo a togliere i nostri biscottini. Ecco qui, vedete, in ambo i lati, guardate come sono belli dorati. Dopo ne andiamo a aprire anche uno, come sono belli dorati, vedete? Non sono bellissimi da vedere, perché noi li abbiamo fatti col cucchiaio, ricordatevi, perché sono comunque morbidi, però devo dire che sono buonissimi, vi posso assicurare che sono buoni. Se poi li volete fare con il kit forno, perché avete il kit forno, in quel caso non c'è bisogno di girarli, perché il kit forno giustamente ce li cucina anche sopra.
e soprattutto se avete il San Pietro anche a strati. Ora il San Pietro non c'è più, è ritornato alla base, è finita l'offerta e quindi ecco qua. Allora, perché io metto la carta forno? Perché come vedete poi la vado a togliere, la mia carta forno è rimasta anche pulitissima e la mia pentola è rimasta perfettamente pulita, vedete? Scotta, ma è pulitissima. Quindi io non vado a bruciare i miei biscotti e non vado nemmeno a rovinare la mia pentola, perché magari mi si può attaccare alla pentola, ma non rovinare nel senso che si rovina la pentola, ma che si sporca. E quindi io metto la carta forno sotto in modo che una volta che si è raffreddata io posso tranquillamente andarla a mettere a posto. Bene, allora, bene. Adesso l'appoggio un attimo qua, prima di rispondere alle domande andiamo a mettere la nostra aria sul fornello. Non fa niente che c'è lo spargifiamma sotto, perché adesso scotta, vabbè, non fa niente. Vado a mettere, vedete il mio fornello? Ecco, eccolo. Un po' i capricci, ok, a posto. Quindi io lo metterò 5 minuti fiamma alta, non mi fate dimenticare, e 8, 9, massimo 10 minuti fiamma bassa, il mio gatò è pronto e lo andiamo a girare in diretta. Allora. Bene, allora la prima domanda è quella di Daniela che dice: Rosario Giovanni, se torniamo a fare il lockdown, cucineremo e cucineremo, ma con Magic Cooker non ci ingrasseremo. Brava, giusto? È giusto? Bravissima, bravissima, bravissima. Certo, se mangiamo tantissimo un po' ingrassiamo, eh? Un pochino sì, però comunque mangiamo in modo sano. Allora, ci avviciniamo un attimo ai biscotti, guardate. Guardate qui, wow. Mi dispiace che non ci siete perché li potevamo mangiare almeno un pezzettino per uno, per quanti ne siamo. Vedete che belli? Ma adesso 2 minuti e andiamo ad aprire anche uno dei biscottini, così vi faccio vedere. Guardate che belli, guardate. Tanto questo è più freddo, lo possiamo... Guardate, vi faccio vedere. Guardate com'è bello all'interno, è proprio un biscotto e poi è veramente, veramente morbidissimo. Proprio bello, bello, bello. Bene, piacciono? Dopo glielo dico io se sono buoni. Vediamo anche se gli piacciono. Allora, vado a dare una mescolatina al mio riso perché vedete... esce il vapore, quindi vado a dare una mescolatina. Ok, ancora presto, quindi lo lasciamo ancora fiammare. Vogliamo rispondere a un'altra domanda, Rosaria? Certo, certo. Allora, la signora Angela chiede: nella Vulcanica 32 si possono cucinare i dolci? Nella Vulcanica 32 possiamo farci qualsiasi cosa, è ottima per le pizze, è ottima per i dolci, possiamo farci il pan di Spagna, possiamo farci delle bellissime crostate. Certo, non possiamo fare il ciambellone perché il ciambellone cresce, però se abbiamo comunque San Pietro possiamo metterci San Pietro sopra, ok? E fare anche un ciambellone, ci mettiamo direttamente la teglia del ciambellone all'interno. Usate sempre le vulcaniche a fiamma bassa quando non abbiamo dei liquidi all'interno, così che la pentola a noi ci durerà per tutta la vita. Voglio anche approfittare un attimino perché la pentola Black Diamond, quindi della stessa misura della nostra vulcanica, ma in Black Diamond, è in offerta a 99, anzi è in regalo, veramente in regalo. Con i due coperchi a 99,90, che sarebbero 35 e 27 di misura, a 99,90 con la pentola 34 Black Diamond in offerta, in regalo, che è veramente un accoppiamento spettacolare. Pensate che solo la pentola costerebbe 99,90, 79,90 quando è in offerta, quindi è veramente una bellissima pentola. È un regalo con due coperchi, che solo questo, solo il 35, dovete pensare che a prezzo intero costa 119 euro. Quindi adesso a 99,90 vi danno il coperchio 35 Classic 1810 col coperchio 27 Classic 1810 più la pentola in regalo, quindi veramente un'offerta strepitosa da non farsela scappare. Infatti ne abbiamo venduti tantissimi, stanno per finire credo un paio di giorni, perché comunque la pentola sta per terminare, quindi finita la pentola finiranno anche insomma l'offerta con il coperchio, quindi potete approfittare 99,90 i due coperchi con la pentola in regalo. E poi parecchi di voi hanno anche aggiunto aria
con il coperchio a 59,90, quindi con 159,90 voi avete in pratica, c'ho sempre la mosca che mi viene a trovare quando faccio la diretta, in pratica con 159,90 avrete una pentola casseruola 34, tegame 34, un'aria più tre coperchi, quindi air misura 22, la misura 35 e la misura 27 con soli 159,90, quindi approfittatene. Ok, faccio una domanda che adesso è inerente a quello che stai dicendo, sì. Poi dopo rispondiamo un po' di domande così le rispondiamo un po' quasi a tutti. Okay. Allora, vanno sull'induzione? Queste pentole no, sull'induzione no. Ok, bene. Allora, Rosaria, comprate un riduttore, fate prima. Come sai, qui guardano tutto quello che usi. Quindi, la signora Maria Antonietta mi dice, ma quello che hai sul tavolo come appoggio a pentole è uno spargifiamma? No, no, l'ho preso veramente in velocità dal mobile perché mi ero dimenticata di mettere un appoggino, quindi per non perdere altri minuti ho detto prendo questo. Allora ho comprato questi che vi devo dire che ancora non ho nemmeno utilizzati, ne sono due, per fare le pizze a ripiani con il San Pietro, quindi ancora devo provarle, devo dire. Ok, bene, poi c'è ancora un'altra domanda. Abbiamo sempre la mosca. La signora Angela chiede, la crostata si può fare nella vulcanica? Certo, assolutamente sì. Io vi consiglio sempre di metterci la carta forno sotto, perché una volta che la crostata è pronta, alzate la carta forno e la mettete nel vassoio, insomma, di portata, così almeno non dovete tagliarla nella pentola oppure prenderla e rischiare di farla. Perfetto, Rosaria, era proprio questa la domanda che stavo per leggere. Per come mai la carta forno, chiedevano. Io la consiglio sempre proprio per questo. Adesso i biscotti io l'ho preso d'uno ad uno, però altrimenti avrei potuto alzare anche la carta forno, magari mettermi sul tavolo e togliere la pentola che magari è calda. La specialmente per la crostata, ma anche se facciamo un pan di Spagna, dopo o dovete girarlo oppure dovete tagliarlo nella pentola. E qui, cioè il pan di Spagna no, ma magari la crostata la dovreste tagliare nella pentola e la pentola poi si rovina. Quindi io per evitare questo che cosa faccio? Metto la carta forno, così alzo la carta forno, la metto nel mio vassoio di portata e poi posso farci quello che voglio. Ok, poi Rosaria chiedono come mai non c'è più San Pietro? Allora, non è che San Pietro non c'è, è che adesso in questo periodo San Pietro è andato in chiesa. È impegnato, sta arrivando il Natale. È impegnato, c'ha da fare. E allora il discorso è questo, è che San Pietro è giustamente quando escono queste offerte così strepitose come Aria che è andata a Ruba, meno male che Aria magari avevamo un po' più aria, quindi avevamo un po' più pezzi, però quando ci sono pochi pezzi a disposizione per quel prezzo vengono poi tolte e poi dopo vengono rimesse con un prezzo maggiorato, perciò io vi dico sempre approfittate delle offerte, perché se non approfittate dopo ve ne pentite. Oggi un'altra mia cliente mi ha chiamato e mi ha detto volevo San Pietro col kit forno, mannaggia, io ho detto ma è passata più di una settimana, ormai non c'è più in offerta e soprattutto adesso San Pietro e il kit forno non sono proprio in vendita per il momento. La signora Angela ti chiede, ma è a induzione la pentola che regali con i due coperchi? No, okay. È sempre una pentola che va sulla fiamma. Perfetto. Allora qui c'è il, vedete il vapore che esce? Guardate qui che bel bollo che c'è all'interno, quindi io gli ho dato già una mescolata prima, vado ad abbassare leggermente la fiamma e adesso da questo momento io dovrei aspettare questi 12 minuti insomma della cottura del riso, che poi magari io vado sempre ad assaggiare perché dipende se vi piace più ardente oppure no. Allora. Bene, la signora Marcella ci dice che gli è appena arrivata oggi la sua stupenda pentola aria, ma ci dice anche che quasi quasi gli dispiace di usarla. È una bomboniera, è bellissima, comunque usala, vai tranquilla perché dopo con un pochino di acqua calda si lava tranquillamente, cioè sembra, e poi così leggera, sembra piccola, invece non è assolutamente piccola, ci potete fare anche dei dolci, ci potete fare un bel pan di Spagna che mi viene alto, ci potete fare una bella crostata quadrata e poi comunque non dobbiamo pensare sempre ai grandi dolci, alle grandi cose, perché comunque questo essendo alto noi andiamo a sviluppare l'altezza. Io vi faccio vedere una volta che sarà pronto il nostro gâteau, io ve lo taglio davanti a voi, vi faccio vedere che viene bello alto, quindi se noi diamo una fettina stasera magari a un figlio, a un marito, quello che sia,
È vero che diciamo che noi mangiamo tanto, che magari i nostri figli mangiano tanto, per amor di Dio, però sviluppandolo in altezza è veramente una bella fortuna. Ok, Rosaria, poi non so, la signora o il signor Maccio Giordano chiede, ma le pentole a induzione ci sono? Certo che ci sono e sono tutte la linea quadrata. Io spesso vi metto le foto, la linea quadrata, quindi va dalla 24, 28 e 32, giustamente abbinate ai nostri coperchi qua tondi, e anche quelle sono in offerta a 99,90 la pentola e a 159,90 magari compresa di coperchio. Quindi ci sono tantissime offerte. Voi scriveteci in privato, scrivete alle vostre consulenti di fiducia, oppure se non siete, non avete la consulente, sono io la vostra consulente, mi scrivete a me e noi vi diamo tutti i prezzi. Ok, Rosy, poi non so se questa qui è una domanda con precisione, però chiedono, si può usare con lo spargifiamma per l'induzione? Lo spargifiamma però per l'induzione, assolutamente sì, c'è proprio del... come si chiama? No, oddio, il... come si chiama il... No, oddio, mi viene la parola traduttore, no, è il... Oddio, si trasforma? Sì, però non mi ricordo la parola com'è. Comunque è uno spargifiamma proprio per l'induzione, tanto adesso mi aiuterete voi sicuramente. È uno spargifiamma proprio per l'induzione che sta su Amazon, costa intorno ai 20 euro, 15 euro, insomma dipende dalla grandezza. Si mette sotto proprio come io ho fatto lo spargifiamma normale e la vostra pentola diventa anche per il piano a induzione. Bene, Rosaria, la signora Carmen chiede, ma l'hai appena detto, ma la vulcanica non è in offerta con i coperchi? La Black Diamond è la Black Diamond che viene regalata con i due coperchi, che poi tra Black Diamond e vulcanica insomma siamo lì, cambia solamente che la vulcanica è lavorata a mano e la Black Diamond è lavorata industrialmente, insomma viene dalle industrie. Bene, invece la signora Gabriella ti chiede se nella pentola aria si può cucinare la pasta. Tutto, io ci faccio la pasta, ci ho fatto la frittura, ci ho fatto i risotti, ci abbiamo fatto la parmigiana, ci potete fare la pasta al forno per 2-3 persone, ci potete fare di tutto, addirittura in diretta la prima volta che è arrivata Aria abbiamo grigliato le verdure, quindi potete fare l'effetto forno, ci potete fare di tutto. In questo caso il mio gatto l'avrei dovuto fare al forno se io non avessi Magic Cooker, ok? Quindi invece in questo caso io l'ho fatto nella pentola Aria. Benissimo. Allora andiamo avanti. Allora prima, quello di prima, vado ad abbassare la fiamma, quindi metto una fiamma bassa. Sono passati di più di 5 minuti e sapete perché? Perché ci ho messo lo spargifiamma, quindi vado a rubare, a rallentare la fiamma e quindi ci vado a mettere qualche minuto in più, però almeno così sono contenta perché comunque mi viene bello dorato. Bene, allora, hai chiarito l'arcano, quello che la signora diceva prima quando io ho detto non so se è una domanda o meno. Ecco, infatti non era una domanda ma era un consiglio per la signora che aveva chiesto se si poteva usare con lo spargifiamma, cioè che c'è lo spargifiamma, si informava che c'è lo spargifiamma a induzione. Sì. Bene, l'adattatore. Io dicevo il traduttore, non mi veniva l'adattatore. Maria Elena, grazie. Ma io lo sapevo che voi mi aiutavate. L'adattatore, perché tanti miei clienti l'hanno acquistato su Amazon, quindi mi hanno mandato anche le foto per valutare insomma quale sia meglio, ma comunque un adattatore normale per l'induzione, dove così hanno potuto acquistare le nostre pentole tranquillamente, anche perché sono pentole veramente spettacolari. Ok, rispondo io alla domanda del signor Giordano. Allora, Rosaria risponderà in privato alla domanda che ha fatto in merito agli acquisti. Ok. Poi abbiamo disco attivatore di induzione, si chiama, dice Laura. Sì. Bene, quanta pasta massimo si può mettere nella pentola aria? Guardate, anche 400 grammi, io ho messo 400 grammi, ho fatto pasta e fagioli, poi l'altro giorno ho messo le cecerchie che avevamo trovato in un paesino mai viste, mai sentite, ma sono come fagioli, e anche in quel caso io ho messo comunque all'interno 400 grammi di riso, quindi andate tranquilli perché sembra piccola, ma non è piccola, e a chi è arrivata poi mi ha detto, Rosaria, veramente, se sapevo ne prendevo due, infatti parecchi di voi ne hanno presi
queste due. E ricordatevi che adesso ci sono i regali di Natale, ma voi mi dovete dire, con 60 euro al giorno d'oggi, ma che cosa andate a comprare come regalo di Natale? Ma regalate aria con il coperchio, cioè veramente un regalo eccezionale, fate trovare sotto l'albero di Natale, dove veramente vi ringrazieranno i vostri parenti, figli, amici, sorelle, mamme, insomma, veramente di tutto e di più, perché saranno contentissimi di ricevere un regalo utile, soprattutto utile. Ok, Rosaria, la signora Daniela chiede, quindi aria si avvicina più ad una vulcanica? Aria è una vulcanica, sì, aria. Perfetto. Sì. Poi invece la signora Anna Maria chiede, il gattò si può fare anche nella quadrotta, quella di terracotta? Sì, però lì dovete stare attenti con la fiamma, perché lì vi consiglio di utilizzare anche lo spargifiamma incorporato, la quadrotta, però di utilizzare anche un altro spargifiamma, perché la quadrotta è bellissima per fare dei sughi, per fare, non so, dei fagioli alla messicana, per farci una parmigiana, veramente per farci la pasta, per cucinarci la pasta, però per alcune cose la quadrotta in terracotta si riscalda troppo e quindi potete rischiare di bruciare quello che state cucinando. Ok, allora Rosaria, prima una richiesta dove ti chiedo se ci farai un dolce con una torta nella pentola aria. Ma certo che sì. E poi invece ti dicono, la quadrotta di terracotta si può lavare in lavastoviglie, non ricordo più. Sì. La signora Caterina. Sì, la potete lavare anche in lavastoviglie. Invece le altre nostre pentole, sia vulcanica che Black Diamond, non è che non si possono lavare, perché voi le potete anche lavare in lavastoviglie, però ricordatevi sempre che la lavastoviglie ha comunque una temperatura alta e rovina le pentole. Le nostre pentole sono delle pentole buonissime, ma comunque anche, non dico delicate, ma pregiate, quindi preziose. Le cose pregiate non si lavano in lavastoviglie, oppure se io prendo una camicetta ad esempio di seta, la posso mai lavare in lavastoviglie? Una camicetta di seta che è elegante, che è sottile, che è veramente molto pregiata, gli date una lavatina a mano e la stendete anche molto delicatamente. Così sono anche le nostre pentole. Vedete le mie pentole, eppure io la 34 la uso tantissimo, ma come tante altre mie pentole, come anche la wok, adesso non ve la posso far vedere, non ve la posso far girare perché è bollente, perché comunque sto cucinando, ma le mie pentole anche il sotto non vengono mai rovinate né dall'alta temperatura e né tanto meno da come io li vado a lavare. Vedete come sembra proprio nuova di zecca questa pentola, perché comunque io ogni volta che la utilizzo, in questo caso ho fatto i biscotti e vabbè, è rimasta veramente pulita, ma quando io utilizzo le mie pentole, dopo prendo un po' di acqua calda, la metto con un po' di acqua calda. Prima vado a togliere le cose che ho lavato con l'acqua calda e con la spugnetta e poi dopo veramente un goccino di svelto, senza utilizzare detersivi abrasivi e senza utilizzare spugnette troppo dure, ok? Io uso la spugnetta, quella della Vileda, che è una spugnetta normale, però che ha dalla parte morbida e l'altra parte che dovrebbe essere retinata, non è molto retinata ma è comunque molto morbida, in modo che la mia pentola non si rovina. Ok, Rosaria, allora vediamo cosa dicono. La signora Anna chiede, ma la pentola aria è ancora in offerta? Sì, ancora in offerta, se volete prenotarla, $59,90, vi arriva giustamente pentola e coperchio e due ricettari, quindi approfittate perché è un'offerta strepitosa. Allora, io... Ah, qualche altro minutino, io sento un odorino tra qua, tra là e tra i biscotti, un odorino incredibile, però io qualche altro minutino, perché ancora non sono passati 10 minuti, vado a spegnere e poi dopo vado proprio a capovolgere il mio gâteau nel piatto, così il tempo, insomma, 2 minuti che si raffredderà, tanto nel frattempo aspettiamo il risotto e quindi andiamo a vedere, anche a tagliare il nostro gâteau di patate e vedere come è venuto bene. Okay? Bene, 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 bene. Allora, domande non ce ne sono più. Okay. A questo punto io adesso vengo vicino a te, Rosaria, e faccio vedere a tutti che cosa mi hai fatto stamattina. Scotta! Ecco, guardate, mi sto avvicinando a Rosaria. Guardate che cosa mi ha fatto stamattina. Guardate, siete testimoni, guardate. Certo. Mi ha dato una botta in testa stamattina. Quindi di voi siete le mie testimoni. Se succede qualcosa che muoio, sapete chi è stata, eh? Se lo meritava.
meritava, giusto? Vuol dire che se lo meritava, se è stato ciaccato, come si dice da noi, vuol dire che se lo meritava. E così dovete fare, vedete, lui è anche contento, perché si è fatto anche vedere, avete visto? E funziona così. Allora, io ho questa mosca vicino a me che odio da morire, quindi per adesso mettiamoci almeno un fazzolettino sopra a questi biscotti. Io vado a, direi quasi a spegnere, sì, allora, sapete come vi accorgete che il vostro gâteau è pronto? Perché sopra voi lo vedrete ancora bianco, ma il vostro gâteau è pronto quando intorno ha fatto la crosticina, allora voi lo potete anche spegnere. La base di sopra sembra ancora cruda perché rimane bianca, perché giustamente noi quando facciamo l'effetto forno dei nostri coperchi, non è che abbiamo il grill sopra, avete visto i biscotti, li abbiamo girati, no? Quindi non è che stiamo parlando del kit forno. Quindi guardate, vi faccio vedere una cosa, il coperchio ha fatto un leggero una leggera umidità, perché giustamente le patate comunque avevano un pochino di acqua, no? Contengono acqua più che altro, ma guardate quanta poca umidità ha fatto. Questo vuol dire che noi abbiamo fatto funzionare la nostra pentola con l'effetto forno in modo veramente eccezionale. Quindi intorno mi è diventato dorato, un minuto e io vado a spegnere. Andiamo a vedere un attimo il risotto. Appena puoi, Rosaria, rispondiamo a un'altra domanda? Sì, certo. Allora io vado, penso che i 12 minuti saranno passati del risotto, io non ho controllato tanto l'orario, quindi andiamo ad abbassare un pochino e stiamo bene così. Allora la signora Angela chiede, quindi nella vulcanica si può fare la ciambella cuocendola nel suo tegame più il San Pietro? Bravissimo. Giusto? Sì, benissimo, senza metterci acqua, senza metterci nulla. Ok? Siccome dentro non abbiamo del liquido, perché non stiamo cucinando una pasta con l'acqua, insomma non abbiamo dei liquidi, quindi utilizzate la fiamma bassa, ok? Ci poi per fortuna c'è qualcuno che dice povero Giovanni, poverino. Qualcuno dice povera Rosaria, non so perché, lo sopporta, non lo so, e poi Laura dice siete un amore, che belli che siete, lo dice Stella, bravissima, lo dice Giusy. Ma grazie. Una domanda, la signora Rosetta chiede, la pentola aria è lo stesso diametro della quadrotta? Sì, bravissima. Bene, non ci sono però, più domande. La quadrotta è fatta in terracotta, invece aria è fatta di vulcanica, ok? Allora, io vado a spegnere il gâteau, così almeno prendiamo anche il piatto che mi ero dimenticata, vediamo se lo trovo, no, non lo trovo, bene. E non lo trovo perché evidentemente l'ho dimenticato, so io dove. Vabbè, lo mettiamo in qua. Anzi, prendiamo quest'altro qui che è quadrato. Un attimo di pazienza. E prendiamo il coperchio. Io mi impicco. Il bello della diretta, Rosaria, che non si è preparata, ha dimenticato il piatto. Io non dimentico mai nulla. Prendo questo che è bellissimo. È bellissimo ed è quadrato anche questo. Volevo prendere quell'altro nero, ma invece non mi sono, l'ho dimenticato so io dove, quindi lasciamo perdere. Allora, io qui ho spento, quindi un minuto che si raffredda e lo vado a togliere. E questo io direi che lo andiamo a togliere. Una domanda importante e interessante. Allora, Rosaria. Però prima della domanda, spengo sì. Anche il riso, quindi ho spento, adesso andiamo a impiattare il nostro gâteau e andiamo a impiattare anche il nostro risotto che Giovanni mi prepara, un altro piatto. Ecco, anche un altro piatto ha dimenticato, come farebbe senza di me? Vabbè. Un altro sicuramente. E va bene, allora, l'aria può andare nel forno per grigliare sopra? Sì. Volendo okay. Sì, perché non ha manici in silicone, non ha nulla, quindi volendo sì. Allora, poi giustamente qui si stanno preoccupando, prima di denunciarti Rosaria, chiedono ma veramente che cosa è successo a Giovanni? Sì, allora, non mi arrabbiare, ho preso una bella mazza della scopa e gliel'ho data in testa, ho detto adesso vai via e torna quando dobbiamo fare la diretta. Okay. Ho fatto bene? Sì, adesso diranno tutti che hai fatto benissimo. Che qui nessuno è di parte, va bene. Allora, quando viene la quadrotta in terracotta? La quadrotta in terracotta non c'è più. Quella okay. Non c'è proprio più.
Solo la pentola aria si vende separatamente, visto che il coperchio ce l'ho. Sì, la pentola aria, non voglio sbagliare, non voglio fare nessun errore, però se non mi sbaglio solo la pentola, perché difficilmente vediamo solo la pentola, però solo la pentola costa o 39,90 o 49,90, quindi con pochissimo di differenza, vi devo dire la verità, vi conviene di più, dammi quest'altro che guarda, dammi questo, sì. Vi conviene di più perché comunque con 20 euro di differenza avete coperchio e pentola. Vi piace questo piatto? Pensate che questo l'ho comprato a Gaeta, vicino al mare. Sono entrata in un negozio e io giustamente penso sempre a comprare dei piatti, dei vassoi un po' particolari che mi piacciono, così almeno che vi posso fare un bel impiattamento. Allora, andiamo a prendere, vabbè, quanto non ci serve per la nostra quadrata, andiamo a prendere la nostra wok bellissima. Pensate che io ci ho fatto un chilo, anzi era anche di più, di broccoletti, diciamoci la verità, erano friarielli napoletani con le salsicce all'interno, quindi c'entra veramente tantissima, tantissima roba in questo coperchio. Andiamo a inquadrare, eccoci. Andiamo ad inquadrare, guardate che bel mestolino oggi. Allora mettiamoci così che vado meglio. Ecco qua, facciamo così, ecco qua, questo lo appoggiamo qui, vedete com'è venuto bello cremoso, perché giustamente non è che deve venire asciutto, eh? E adesso ci andiamo a mettere all'interno un po' di anduia calabrese che ho comprato proprio in Calabria. Per chi non sa chi è l'anduia, che cos'è, no chi è, che cos'è, perché volevo dirvi un'altra cosa, ma chi non lo sa che cos'è, vediamo se non sbaglio io, perché io so che comunque è una specie di salame piccante, no? Che viene spalmabile, insomma, che lo potete mettere sulla pizza, lo potete mettere nella pasta ed è molto piccante, ma devo dire che è molto molto buona. Quindi i calabresi lo sanno, ma io ho tante clienti calabresi che sicuramente risponderanno anche loro. Giovanni, avvicinati un attimo, facciamo vedere come è cambiato il colore del nostro risotto, perché giustamente la nostra anduia ha colorato, vedete, di peperoncino il nostro risotto. E siccome questa sera io incontrerò un nostro carissimo amico che ama tantissimo il peperoncino, gliene metterò anche un po' in più perché sicuramente lui lo assaggerà. E allora salutiamolo questo nostro amico, il nostro Tonino Terrazzano, che non so se è in diretta, ma vediamo come... mi sembra che c'era la moglie, ah, Cinzia. Bene, bene, ciao, quindi stasera assaggerete il risotto fatto con zucca, salsicce e anduia calabrese, giustamente. Ok, allora, rispondiamo a qualche domanda, Rosalia? Sì, facciamo vedere prima se piace, insomma, questo piatto. Mettiamo un po' di anduia qua, così facciamo vedere. Abbiamo un po' messo un pochino così, giusto per far vedere. L'indicazione giusta. Sì, per bene, far vedere come è fatto. Vi piace questo piatto? Poi ci potete mettere una spolverata anche di pepe ancora. E guardate qui, io vi voglio far vedere 300 grammi di riso in questa pentola sono praticamente scomparsi, perché guardate ancora quanto altro spazio ho. Questo è veramente tantissimo spazio che ancora ho, che potrei cucinarci di tutto e di più ancora, ok? Bene, 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 andiamo a vedere queste domande. Allora, dove si compra la pentola d'aria, chiede la signora Lilia. Dove si compra? Ma sì, noi qui che ci stiamo a fare? Allora Lilia, io non so se sei un mio contatto, se hai la tua distributrice di fiducia nel nostro gruppo. Voi sapete che ci sono tutte le mie cucherine, quindi con le sue e le loro clienti, quindi dopo andremo a vedere di chi sei e ti risponderà la tua distributrice di fiducia e ti dirà come acquistarlo giustamente da lei. Basta mandare i vostri dati, fare l'ordine e il pacco arriva a casa, ok? Allora, sì, io nel frattempo vado a prendere anche il mio gatto di patate. Eccolo qui, togliamo il coperchio. Perfetto, sapete che i coperchi li possiamo appoggiare uno sull'altro, che succede nulla. Prendiamo un piatto quadrato, se non ce l'avete non fa niente, era meglio che ci avevo quell'altro là perché quello andava proprio perfetto, ma l'ho dimenticato a casa di mia figlia e quindi è rimasto lì ieri sera. Ok, io avevo portato ad assaggiare a lei, quindi prendete il piatto, vedete come faccio io?
Ecco qua, lo girate tranquillamente così e andate a togliere la vostra pentola. Oh, si è rotto. No, 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 non si è rotto. È bellissimo, vai. Adesso giustamente è caldo, è bollente, vedete? Guardate che bello che è venuto, eh? Molto molto bello. Avete bene. Visto? Giustamente la parte bianca è andata sotto perché tanto comunque era cotta la parte bianca, ma rimane bianca perché sopra non c'è un grilla. Anche perché voi non l'avreste potuto togliere, cioè se non lo girate non lo potete comunque togliere. Ok? Vi piace? Okay. Bello, vero? Bene, avvicinati un altro po' a questo punto della telecamera, facciamolo vedere che spettacolo il nostro gâteau. E stasera lo sistemo io questo gatto, non vi preoccupate, eh? E anche questo è venuto uno spettacolo. Ok, Rosy, rispondiamo velocemente sì. a altre domande e così poi andiamo in chiusura. Allora, abbiamo oggi detto... l'ho trattenuto proprio tanto, eh? Ok, rispondi a raffica, ok? Vai. Allora, aria è leggermente più grande della quadrotta in terracotta? È uguale, la pentola è uguale, solamente okay. che è vulcanica. Come mai non la mettono in offerta? Cosa? Non ho capito, però. Forse la terracotta non c'è più. Non c'è più, perfetto. Questa diretta si può rivedere, sì. Certo, perché verrà messa su YouTube e poi comunque viene pubblicata qui sul gruppo. Un'offesa per me, la devo leggere. Mi ha detto la signora Maria Antonietta, Giovanni, tu non dimentichi nulla perché non fai nulla. Bravo, bravo, hai visto? Poi, quanta pasta si può cucinare nell'aria? L'ha già detto, magari sì, lo ripeti. Anche 400 grammi di pasta, ma anche qualcosina in più. Ok, provata. Per i mariti, mazze e panelle fanno i mariti belli. Bravo, vedi, sicuramente della mia parte la signora, perché il pedrata delle mie figlie lo diceva sempre, signora, mazze e panelle fanno i figli belli, oh. E io ho imparato così. Ok, Laura ci dice che spettacolo oggi, grazie. Buonissimo il risotto, Giovanni preparati a mangiarlo sicuramente. Sicuramente poi, sì. La vulcanica con coperchio non è in offerta? La vulcanica con il coperchio, proprio la vulcanica 34 è in offerta a 99,90 e poi noi ci abbiniamo sempre le offerte dei coperchi vicino. Quindi poi insomma ci sentiamo, io risponderò io oppure le mie distributrici in base a chi sono le clienti, risponderemo a tutte le vostre domande. Ok, poi voglio accontentare un po' tutti, quindi cerco di andare velocemente a leggere le altre domande, Rosaria. Allora, il risotto dice Carla è fenomenale. Caterina, sì, brava, l'anduia è buonissima, io la mangio sul pane. Ti piace proprio andare facile, vero? Perché è fortissima, però è buonissima. Assaggiatela anche sui crostini oppure sulla pizza. Io nel frattempo sul mio piatto vado a metterci anche una spruzzata di pepe, ok? Per decorare un po' il piatto e poi magari insomma dopo facciamo anche la foto. Ok, una domanda interessante la fa Laura e dice, ma il risotto fino a stasera... La stasera non si disfa? No, perché stasera io lo riscalderò di nuovo nella padella, ma proprio un paio di minuti, il tempo che la padella diventerà calda e verrà servito come se l'avessimo fatto adesso. Ci sono ancora in offerta i tre coperchi quatondi a 150 euro? Certo che sì, 27, 31, 35, 149,90 quatondi. Ti pregano se puoi ripetere la ricetta del risotto. Allora, il risotto io semplicemente ho fatto soffriggere olio, aglio o in polvere a pezzi e il macinato di salsiccia, oppure vendete le salsicce e le sbriciolate. 2-3 minuti a fiamma alta, quindi bella viva. La nostra pentola poi fa il suo lavoro perché è bella quando lavora, insomma, a fiamma alta. Poi abbiamo messo la zucca a pezzettini, 4-5 minuti di cottura, il tempo che si è un po' ammorbidito tutto, abbiamo messo il riso, messo l'acqua e basta, ho fatto cuocere il nostro risotto e poi ci abbiamo sciolto l'anduia dentro per farla non solo colorare ma dare questo pizzico di peperoncino calabrese che è veramente ottimo. Ok, Rosaria, poi dicono, ma la vulcanica non è 32? Perché Laura ci dice che è 34. Sì, allora io vi ho anche spiegato prima, cioè, a volte diciamo 34, a volte diciamo 32, perché la 32 in pratica 32 è la misura interna, ok? Proprio è la base della nostra pentola e 34 è la misura esterna, quindi 32-34 parliamo sempre della stessa pentola, infatti sopra
ci va il coperchio 35. Bene, abbiamo finito, ma io voglio fare un'ultima cosa, voglio far vedere com'è bello questo tocco di pepe intorno al risotto, guardate. Oh, è piaciuto. Guardate com'è bello questo tocco di pepe intorno al risotto. Bene, ci dicono che si può mettere anche il gorgonzola. Ah, certo. Perfetto. Per fare una cosa un po' nuova, perché comunque con l'anduia non abbiamo mai cucinato nulla. Allora, io vi ricordo che oggi abbiamo fatto il nostro gatto di patate, dopo vi metto video, vi metto foto, vi metto tutto, anche se l'abbiamo già fatto ieri sera, ma vi metto altri video, vi metto la ricetta del nostro gatto di nuovo, il nostro risotto che abbiamo fatto con la spruzzata di anduia e i nostri biscottini buonissimi, guardate qui. Guardate che belli, che bianchi dentro, che tenerezza questi biscotti, e vi devo dire che sono veramente una vera bontà. Questo profumo poi di rum mi sta ubriacando veramente. Allora, io vi do un bacio forte, 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 spero di vedervi presto, una buona serata a tutti e come dico sempre che mi seguite ovunque, dal nord al sud, a tutti quanti voi con un forte abbraccio. Grazie e buona serata a tutti.